lavoravamo in uno zuccherificio, uno di quelli che in seguito alla riforma OCM è stato chiuso. Sì. È una riforma che a livello europeo poi era tesa in qualche modo ad ottimizzare le risorse agricole, diciamo così. Di fatto ha impedito a territori come l'Italia, togliendo gli aiuti, di continuare ad esercitare l'attività di trasformazione della barbabietola. A fronte della chiusura degli zuccherifici, comunque la comunità europea ha fatto stanziamenti sostanziosi, veramente, che dovevano in qualche modo servire a rilanciare o in qualche modo a compensare, per meglio dire, quello che sarebbe venuto a mancare cessando l'industria saccarifera. Questo esempio è stato uno di quelli positivi, nel senso che qui, a fronte della chiusura dello zuccherificio di Ponte d'Agoscuro, in effetti abbiamo assistito ad una vera e propria riconversione, rimanendo fra l'altro sempre nell'ambito agroalimentare, perciò in qualche modo salvaguardando anche gli interessi degli agricoltori che prima producevano bietole, adesso non tutti ma in parte sono venuti a produrre pomodoro. Far partire un'attività come questa significa comunque ricominciare quasi da zero, quindi far andare un ingranaggio così grosso come una fabbrica come questa ci vuole un po'. A questo proposito abbiamo fatto le formazioni specifiche per affrontare il cambiamento. Il lavoro dello zucchero presenta delle particolarità che ovviamente non potevano essere trasferite completamente qua, perciò tutti abbiamo dovuto di nuovo imparare, capire come le cose andavano fatte. È stata una cosa abbastanza complessa da gestire, diciamo, per tutti, ha richiesto molto impegno, sì, da parte di tutti.